Ciao a tutti! Marzo è terminato, aprile è cominciato, il che significa preferiti del mese. Le cose che mi hanno reso allegrotto nel mese appena passato e che sono proprio riguardano quegli argomenti che mi fanno venire i brividini: libri, musica, cinema, eventi, moda e profumi. Siccome c'è tanto di cui discutere, io partirei all'impazzata, perché sennò si va veramente in territori troppo lunghi. E partiamo proprio dall'argomento chiave di questo canale, ovvero i libri. Ho letto diverse cose in marzo, ma quattro libri meritano di entrare in questo video preferiti del mese. E partiamo col botto, perché il primo libro, su cui non mi soffermo troppo, ve l'ho già presentato sul canale, ho già dedicato una recensione apposita, quindi andatevela a recuperare. Ma è un libro che talmente mi ha pugnalato da entrare dritto, volare alto su un'ideale classifica di top 10 dei libri più belli letti quest'anno. E sto parlando di Il figlio dell'imperatore di Kenzaburoe. Kenzaburoe, autore giapponese, premio Nobel, che nel 61 pubblica questo libro molto controverso in Giappone su una rivista a puntate, poi non è più stato ripubblicato. E anche in Italia è uscito, anzi l'Italia è l'unico paese al mondo in cui è stato riproposto l'edizione integrale non censurata e poi è finito di nuovo fuori catalogo, ed è una tragedia, perché questo è un libro allucinante. In questo caso, perché è così controverso questo libro? Perché Kenzaburoe si ispira a un reale fatto di cronaca, ovvero l'omicidio politico perpetuato da un 17enne, per raccontare, sradicare un argomento molto controverso nel Giappone odierno, che rimane tuttora un tabù, ovvero il culto della famiglia imperiale e dell'imperatore, con un taglio satirico, crudo, al vetriolo, senza compromessi e con una scrittura veramente pazzesca. Libro fotonico, purtroppo fuori catalogo, quindi attivate tutti gli alert dei siti di compravendita di libri usati o rivolgetevi alle sempre sacre librerie che vi salvano la vita. Il secondo libro invece non ve l'ho presentato sul canale, più che altro perché non sono esperto di questo genere letterario e non mi sento di padroneggiare una recensione, ecco, mettiamola così. Sto parlando di poesia. Ho avuto modo di leggere molte cose questo mese dell'iconica Sylvia Plath. Avevo letto in passato il romanzo La campana di vetro, che vi ho recensito anche su questo canale, ma ho voluto proprio leggermi tutte le poesie e mi sono letto tutte le sue raccolte poetiche che ho ritrovato appunto in questa edizione, che è I capolavori di Sylvia Plath. Lo possiamo considerare un meridiano, contiene tutta la produzione della scrittrice americana, esclusi i diari, che sono editi ad Elfi. Ho letto tutto, esclusi i saggi in prosa finali a corredo di questa edizione, e vi posso dire che la raccolta poetica che più mi ha colpito è Ariel, che tra l'altro è la sua più celebre, e posso capire il perché. È una raccolta poetica in cui predominano i temi cari all'autrice, che sono temi trosti: solitudine, alienazione, depressione. Quindi temi che poi hanno portato effettivamente all'autrice a dover lottare contro i suoi stessi fantasmi e che purtroppo ce la strapperanno troppo presto. L'autrice infatti decide di togliersi la vita giovanissima, ma non prima di averci lasciato alcune delle più belle poesie del Novecento. E Ariel in questo senso è veramente sanguigna, è un'opera che ti mette faccia a faccia col dolore, ma sempre con questa chiave di poesia estremamente densa, molte volte delicata, lucida, raffinatissima, da leggere assolutamente. Poi ci tenevo anche a inserire due edizioni da urlo, e sono queste. Sono due edizioni illustrate, edite l'Ippocampo e illustrate da Samuel Araya, che è un artista paraguayano molto legato al mondo della musica metal, tra l'altro ha curato diverse copertine per i Cradle of Filth, gli Elven King e tante band un po' dark, diciamo, e questo artista ha deciso di illustrare due classici di culto della letteratura horror, ma, e sono molto contento, non è andato a scomodare libri ipernoti: Dracula, Frankenstein,
Weinstein, cioè si è affidato comunque a libri cult noti agli appassionati del genere, ma che magari il lettore medio conosce già meno, e sono molto contento che abbia scelto anche uno dei miei libri horror preferiti, ovvero Il Grande Dio Pan. Arthur Machen adorato sempre, per me il suo capolavoro è il terrore, e infatti spero che lui deciderà di illustrare anche il terrore. Sono delle opere, delle edizioni veramente bellissime. Machen è un autore che tra l'altro è stato una fonte di ispirazione molto importante per Lovecraft e in generale l'horror cosmico, quindi quel tipo di orrore molto strisciante, dedicato a una creazione della tensione non basata sul colpo di scena, sul sangue, ma invece su questa esplorazione dell'ignoto, del mistero. È veramente eccezionale, e questa edizione è fantastica, anche perché purtroppo di questi romanzi molto spesso ci sono più che altro edizioni tascabili, qua invece c'è un'edizione da collezione. Il secondo libro devo ancora leggerlo, ma non potevo non averlo, Il Ren Giallo di Chambers, che probabilmente per molti di voi è noto per aver ispirato la serie True Detective, ed è appunto questo romanzo un po' decadente che si ispira al mito del Ren Giallo, questo libro maledetto che conduce alla pazzia chiunque provi a leggerlo, che non è chiaro se parli di un posto reale oppure no, questa fantomatica Carcosa, questo regno di Carcosa che evidentemente è il luogo dove vive questo terribile re senza alcuna pietà. Due edizioni da collezioni per veri bibliofili, e per me già solo per come si presentano meritano di finire qua. Il Grande Dio Pan l'ho già letto, l'ho letto in edizione tascabile diversi anni fa, ma comunque è bello averlo in un'edizione bella finalmente. Parlando di musica, invece ho tre album che ho recuperato veramente eccezionali. Due diciamo che sono dei recuperoni perché appartengono ad artisti che già mi piacciono molto, ma che dovevo appunto ascoltare per la prima volta, e il terzo invece è una novità, quindi finalmente Matteo cerca di stare a suo modo anche al passo coi tempi. Partiamo però dagli album che per me sono stati dei recuperi molto felici. Il primo è Zauberberg è un album del producer, musicista elettronico Gas, musicista tedesco, che si caratterizza da questa techno ambient molto rarefatta, da concentrazione totalmente, multisensoriale mi piace definirla, perché ogni volta che metto un suo disco io viaggio con la testa, e mi capita spessissimo di ascoltare i suoi album mentre leggo. Per me sono perfetti album da lettura. Zauberberg in particolar modo mi è piaciuto tanto perché è rilassante, ma ha sempre questo effetto un po' fosco, ha queste tinte dark ambient veramente suggestive che ti danno effettivamente l'illusione di finire al centro di un bosco particolarmente tetro. Non è opprimente, è rilassato, ma comunque ti dà questa suggestione di foresta al crepuscolo. Mi piace parecchio. Se vi piace la minimal techno, l'ambient techno, vi piacerà da pazzi, e in generale vi consiglio un po' tutta la produzione di Gas perché è sempre raffinatissima. Il secondo album che vi consiglio è una perla della New Wave anni 80, e sto parlando di Joined Up Writing dell'iconica Anne Clark. Anne Clark è un'artista straordinaria, lei ha realizzato alcuni brani che sono diventate delle vere e proprie hit nel genere post-punk, new wave anni 80, ma è sempre stata un'artista più marginale, tra virgolette, nel senso più underground, un po' perché poco propensa alla melodia facile e invece molto più incline alla poesia sonora. Molto spesso lei non canta, ma fa spoken word, quindi è come se celebrasse, recitasse delle sue poesie su una struttura melodica che nel caso dei brani di Joined Up Writing o
occhieggia proprio alla new wave dark più danzereccia. Quindi ci sono proprio alcuni punti in cui effettivamente il livello è post-punk di altissima qualità. Elettronico, synth, potrebbe essere anche un buon album per iniziare ad ascoltarla. Io paradossalmente ho iniziato da altro, più che altro da raccolte. Questo è il primo album, no, il secondo album suo che ascolto con grande attenzione e posso dirvi è quello che vi consiglio di ascoltare per conoscerla, perché è un po' più melodico, però ma a prescindere se amate la dark wave, il post-punk, che è il mio genere preferito in assoluto, lo sapete, è un passo obbligato. Joined Up Writing in questo senso secondo me è una chicca nella sua discografia. Il terzo album che ho sentito è la novità e sto parlando del secondo disco de Il Quadro di Troisi. Il Quadro di Troisi è un duo che a me piace tantissimo, iper snob, cioè è un tipo di musica snobbissima, però allo stesso tempo mi piacciono da pazzi. È quel tipo di snob affascinante che un po' Franco Battiato wannabe, no? Che ci prova ad andare in quella direzione lì, un po' intellettualoide cerebrale, con testi non a livello di Battiato, però comunque l'ispirazione un po' cerebrale è quella, ma posso dire a livello sonoro sono pazzeschi. E il nuovo disco si chiama La Commedia ed è un album veramente sofisticato. Vi piacerà da pazzi se amate l'idea di un progetto che misceli musica elettronica, un po' kraut, un po' Kraftwerk, con melodie ariose alla Mattia Bazar. Però sempre con questo mood nostalgico, malinconico. Se vi piace la minimal synth degli anni 80 vi piacerà da pazzi. Se amate alcune atmosfere fredde, gelide, elettroniche, un po' anche tendenti talvolta all'ambient techno, dovete ascoltarli, perché sono proprio bravi. Mi piacciono molto, raffinati, perfetti da sottofondo, ma non solo, anche un ascolto molto più attento. E io avevo amato molto il loro album d'esordio, ma devo dire che anche questo secondo mantiene il livello piuttosto alto. Consigliatissimi. Per quanto riguarda il cinema, sono molto contento, perché è un periodo in cui mi è tornata veramente una furia cinefila come da troppo tempo non ce l'avevo. Ho questa necessità di guardarmi un film dietro l'altro, nonostante il poco tempo a disposizione, di guardarmi solo bei film, dei film che avrei voluto vedere da anni e dedicarmi totalmente a quelli, senza cedere a cose per forza più facili o diciamo così da vedere tanto per. Cioè sto puntando tantissimo sulla qualità e devo dire che sono premiato, perché ho beccato film molto belli al punto che mi è risultato difficile fare una selezione netta di quello che volevo portare oggi nei preferiti. Se devo valutare però le perle che ho visto a marzo sono 5. Partiamo da due film che provengono dalla stessa area geografica, in questo caso da Taiwan, e sono felicissimo di aver recuperato Mangiare e bere uomo donna di Ang Lee. Ang Lee, quando secondo me faceva ancora capolavori, prima di andare ad Hollywood, da quando poi ha iniziato a fare film con gli americani, diciamo che non sempre mi ha convinto. Ha fatto dei film che sono considerati dei cult a livello internazionale, ma che a me hanno fatto un po' calare la palpebra, mentre qua le sue prime produzioni secondo me avevano una raffinatezza, un'eleganza e proprio una profondità umana che non ha eguali. E Mangiare e bere uomo e donna è un bellissimo dramma familiare con punte ironiche che arriva veramente a toccare il cuore. Bellissimo da vedere in famiglia, tra l'altro, la storia di questo padre chef anziano e le sue tre figlie, tutte diverse tra loro, lui che perde il gusto e che in un certo senso lo deve ritrovare, perché una dannazione per uno chef è perdere il senso del gusto, e le vite personali incasinate a livello sentimentale, professionale e personale che si intrecciano tra di loro, e diventa quasi un quadruplo racconto di formazione, dove viene celebrata anche l'arte culinaria orientale, cibo a profusione, odori, colori, ma soprattutto tempi lenti, è proprio una grandissima umanità, un film veramente meraviglioso. Il secondo film è taiwanese, bellissimo, che sono contento di aver finalmente recuperato, è l'unico film
insieme a The Assassin, tra l'altro, che dovevo recuperare di questo regista che amo, che è Woo Siao-sien, e sto parlando di Goodbye South Goodbye, un film degli anni 90, il primo, tra l'altro, se non mi ricordo male, di Woo Siao-sien, in cui non raccontava una storia di carattere storico, ma si concentrava sul presente, come poi farà anche col successivo Millennium Mambo, che è il mio preferito, nonché uno dei miei film preferiti. In Goodbye South Goodbye, tra l'altro, Woo Siao-sien decide di avere un approccio antinarrativo, nel senso ha un approccio molto realistico, diretto appunto con la realtà, e mostrandoci le vicende umane di tre personaggi, in questo caso tre manigoldi che tornano nel loro paesino di provincia a Taiwan, li seguiamo effettivamente nella loro vita quotidiana attraverso questi splendidi lunghi piano sequenza, ariosi, elegantissimi, ma che allo stesso tempo ci mostrano tantissimo. Ci raccontano proprio di un lato più marginale di Taiwan, soprattutto perché il cinema taiwanese generalmente si concentra tanto su situazioni di carattere metropolitano. Qua invece abbiamo questi paesaggi di campagna molto ariosi, dove vivono queste vicende personali molto piccole e che sono a doppio filo anche con la criminalità. È una sorta di gangster movie astratto che potrebbe piacervi tanto se vi piace il Kitano degli anni 90, secondo me, bellissimo, amato totalmente. Poi sono felice di aver recuperato, ma sono convinto di averlo già visto da piccolo, questo film, La parola ai giurati di Sidney Lumet, semplicemente un capolavoro del cinema, nonché pioniere dei film da camera, girati tutti in un'unica location, un bellissimo film che parte da un'idea semplice ma azzeccata, il ritrovo di questa giuria di 12 uomini che deve decidere del destino di un adolescente che potrebbe o non potrebbe aver commesso un crimine terribile, e quindi spetta a questa giuria scegliere se optare per la pena di morte oppure no, ed è un film tutto basato sul dialogo serrato tra questi personaggi, tutti attori meravigliosi, ed è attraverso questi dialoghi, questa suspense crescente, emergono tantissimi temi che vanno dalla giustizia all'etica, alla morale, all'umanità, proprio al senso umano, ed è incredibile. Oltretutto la regia è fantastica, Sidney Lumet è bravissimo, qua dimostra di avere un controllo degli spazi incredibile, e il fatto che la telecamera, la cinepresa, riesca sempre a cogliere il momento giusto e a sfruttare il piccolo spazio che ha è una cosa che mi ha lasciato veramente senza parole. Fantastico, un film con un ritmo perfetto. Poi ve ne ho parlato in un video, ma devo citare per forza anche Il buio nella mente di Claude Chabrol, una delle più grandi ispirazioni di Bong Joon-ho per il suo Parasite, film di complicità femminile ma anche di menzogne. Come spesso avviene nel cinema di Claude Chabrol, l'idea è quella di avere queste storie di carattere hitchcockiano che poi rivelano le menzogne e il lato torbido della borghesia francese, e in questo caso il tutto avviene attraverso la storia di questa ragazza che trova lavoro come colf all'interno di una famiglia facoltosa. Lei però soffre tantissimo di un senso di inadeguatezza in quanto analfabeta, e fa di tutto per nascondere questo suo deficit, diciamo, agli occhi della famiglia, che è apparentemente gentile ma in realtà ha un occhio di pietà nei suoi confronti, e tutto cambia nel momento in cui questa ragazza fa amicizia con un'altra ragazza, un'altra donna, che non è vista particolarmente di buon occhio da questa famiglia, e questa amicizia porterà sì a un'emancipazione ma anche a conseguenze particolarmente sopra le righe, tragiche, che riveleranno, scoperchieranno diversi altarini. Se siete curiosi, ho dedicato una recensione apposita a questo film bellissimo, tra i più belli di Chabrol, merita la pena di essere visto, soprattutto per il duo di protagoniste, attrici meravigliose, tra cui la mia iconica Isabelle Huppert, e quindi non si può che amare. L'ultimo film che voglio inserire nei preferiti del mese è Il fantasma della libertà di Luis Buñuel, l'unico film di Buñuel che mi mancava da recuperare, capolavoro assoluto, soprattutto se amate il tocco surrealista di Buñuel,
la sua satira grottesca proprio al vetriolo, che anche oggi, nonostante stiamo parlando di un film degli anni 70, riesce un attimo a scomodarti. Quindi non oso immaginare quando uscirono questi film. Vabbè, Il fascino del scritto della borghesia rimane uno dei film più belli di sempre, però Il fantasma della libertà, che molto spesso è meno ricordato, ha veramente un livello di creatività altissimo a livello di satira. Di cosa parla? È difficile dirlo. È un film che è costruito su tanti micro frammenti, micro storie che si intrecciano tra di loro attraverso dei labili fil rouge e che molto spesso hanno delle vette veramente pazzesche. Cioè, i genitori che si arrabbiano a bestia. Degli esempi che mi fa venire in mente sono i genitori che si arrabbiano a bestia perché la loro figlia, una bambina, ha accettato delle foto da un estraneo e le ritengono foto oscene, ma in realtà sono foto di monumenti. Oppure ancora la storia dell'assassino che compie una strage e che poi diventa improvvisamente famoso e viene trattato come una celebrità. Oppure la storia della bambina scomparsa che sotto gli occhi di tutti fanno l'identikit con lei che è lì presente, per dire. Quindi un film che proprio attraverso proprio questo umorismo grottesco di Buñuel sradica tantissime contraddizioni della società, mette proprio i puntini sulle i dal punto di vista delle istituzioni, della burocrazia, ma anche di concetti come il matrimonio, le relazioni, e lo fa sempre in modo, la religione, che è un suo tema must totale, e lo fa sempre con il suo tocco inconfondibile. Grandi attori e attrici in questo film, un parterre allucinante in cui svetta Monica Vitti in una piccola parte e l'iconica Milena Vukotic. Adorata. Parlando di eventi, invece, devo assolutamente citarvi, e se avete la possibilità andateci perché è veramente bello, allo spettacolo Jean-Paul Gaultier Fashion Freak Show, che si tiene al Teatro Arcimboldi, uno spettacolo appunto organizzato da Jean-Paul Gaultier, famoso stilista, che racconta la sua storia. E la sua storia è raccontata attraverso un musical, attraverso momenti di ballo veramente iper coinvolgenti, pop coloratissimi, iper camp. Ma è uno spettacolo quindi che abbonda a livello di lustrini e di moda, ma che ha anche diversi momenti particolarmente toccanti. Se siete curiosi della vita di un genio creativo, secondo me ne vale la pena. Ha anche dei punti che, da un po' appassionato di storia della moda, mi sono piaciuti molto, quindi al di là di momenti più umoristici, ironici, che sono proprio la parte dello spettacolo, anche alcuni aneddoti di alcune sfilate chiave di Gaultier vengono effettivamente trattati, e sono molto contento di questo. Tipo la prima sfilata haute couture maschile l'ha fatta lui, presentando, creando diverso piuttosto scandalo, però ci sono anche dei momenti veramente iconici a livello di divertimento, in particolar modo delle shade particolarmente feroci a personalità quali Karl Lagerfeld e Anna Wintour. Quindi fatemi sapere se andate a vedere questo spettacolo, io ci tenevo a citare perché a me ha fatto spaccare dal ridere, mi sono divertito, la musica fighissima, i ballerini bravissimi, ho amato tutto. Quindi fatemi sapere se l'avete visto anche voi. E proprio di moda, la moda è la prossima categoria, però sono stato bravo. Sono stato bravo perché ho preso solo una cosina. Ho preso una cosina e basta, quindi mi sono legato le mani dal punto di vista dei nuovi vestiti, anche perché ho l'armadio che scoppia e sinceramente non ho grosse esigenze. Diciamo che adesso sto comprando solo nel caso in cui becco veramente un affare o una cosa che mi fa dire wow. E per l'occasione ho preso questa, che è una sovracamicia. In realtà io l'ho presa pensando che fosse una camicia in pelle, che io avrei potuto mettere senza dare, perché a me piacciono un sacco i capi di pelle e li indosso anche dentro gli ambienti, tipo un blazer in pelle non lo uso come giacca da esterno, lo uso come da interno. È una cosa che non molti capiscono, la trovano strana, ma a me piace molto e lo faccio, e anche questa la uso come giacca, perché in realtà come camicia non va bene, ma in realtà è pensata per essere una giacca. Non veste come una camicia, anche perché fa un po' l'effetto bomber,
cioè si stringe sui fianchi, è una giacca e io la uso come sovragiacca, la volevo tenere come camicia chiudendo anche i bottoni, ma è molto più bella tenuta aperta sotto una camicia bianca. La sto indossando così, mi piace tantissimo ed è una mi piace definirla una sovracamicia perché è fatta a camicia, è in pelle vera, con l'interno in satin. Ovviamente l'ho presa vintage, perché compro solo vintage, lo sapete, e l'ho presa pochissimo, l'ho trovata su Vinted in perfette condizioni, è una no brand, non ha nessuna etichetta, va bene così, ma veramente perfette edizioni, fatta benissimo, mi sta anche molto bene secondo me, aggressive ma elegantissima, ha proprio una bella pelle, tra l'altro molto liscia, mi piace, l'ho pagata tra l'altro 20 euro. Una cosa del genere, veramente top, top, probabilmente anche meno di quanto l'avrei pagata da umana, per dire, sono molto contento e la sto sfruttando parecchio. Mi piacerebbe avere una camicia in pelle, ma non deve essere slim, la voglio over, perché sennò fa un po' l'effetto cotechino, sinceramente. Tuttavia questa come sovracamicia spacca, è veramente figa e sono molto contento e veramente ho fatto un affare, secondo me, quindi toppete. L'unica cosa che ho comprato, devo essere ho preso qualcos'altro? No, credo che sia... Ah no, ho preso un'altra robina, però una cosa pratica, ho preso una borsa da Uniqlo, quella dove ci sta tutto, ma perché mi serve per le fiere. No, nei preferiti metto le robe couture. Questa è proprio bella, è bella e sono contento, quindi dai. Ma ora veniamo all'ultima categoria, che è dedicata alle fragranze. E qua, ahimè, tra Exxons e altre cose, ci sono stati dei nuovi ingressi, ma anche dei nuovi innamoramenti. E quindi ho 5 profumi da citarvi come preferiti di marzo. Ebbene sì. Tra l'altro sono a corto di Mouillette, mi stanno finendo e devo, finché non mi arrivano il nuovo pacchetto di Mouillette, devo tenerle a bada. Quindi, e io ne uso tantissime, quindi farò questa cosa poco elegante, anche se sono profumi che so a memoria, perché li uso, ma li sentirò direttamente dal tappo. È una cosa che non si fa, ma sono miei, li uso io, non li devo usare nessun altro, quindi non è che attacco i germi a nessuno. Quindi partiamo subito. Allora, un profumo di marzo che ho adorato tantissimo, per me è stata una bellissima scoperta, è assolutamente Elegy di Jorum Studio. Allora, Jorum Studio è un brand interessantissimo, è un brand scozzese che fa profumi con le erbe che crescono direttamente in Scozia, e in generale l'idea del brand è proprio quella di fare profumi estremamente botanici. Io ho sentito tutta la linea con la consapevolezza che avrei adorato di Arborist, che è un profumo dove la parte cuoiata e animalica esce particolarmente furente, e a me piace molto quello stile di profumi. Sono rimasto invece sorpreso di definire quello che secondo me è il più bello in assoluto della linea e quello che mi sono portato a casa, ovvero Elegy. Elegy è un profumo fortemente retro. L'ispirazione che ha è la ricreazione di un profumo che una persona cara, che non c'è più, indossava. E questo effetto lo dà perfettamente. E lo dà attraverso una nota che generalmente io non indosso e che qua invece amo da impazzire. Ed è la rosa. È una rosa evanescente, eterea, è circondata da questo incenso molto pulito, ma allo stesso tempo sacrale e freddo, e ti dà proprio l'effetto un po' retro, come se fosse un vecchio chypre da donna che magari una parente indossava negli anni 70 e che poi ha lasciato la scia, e ti è rimasta la scia in questa stanza, lei non c'è più, ma ne senti ancora l'odore. È commovente questo profumo, bellissimo, e di un'eleganza, di una raffinatezza allucinanti. Per me il migliore del brand è assolutamente una delle perle di quest'anno. Poi assolutamente devo citare anche questo, già lo conoscevo da tanto tempo, ma lo devo mettere su marzo perché è in marzo che me ne sono innamorato in modo ancora più aggressive. È un profumo che in realtà è nella mia collezione da più tempo, ma in marzo l'ho indossato continuamente e tra l'altro ho dovuto fare scorta perché probabilmente va fuori produzione, e sto parlando di Iris di Hermès. Questo profumo è un capolavoro.
Mamma mia, che bell'iris. Allora, è un iris di Olivia Giacobetti come naso, che Hermès fece uscire nel 99, quando la Maison era sotto la direzione creativa di Martin Margiela, quindi si stava andando verso un minimalismo un po' avanguardia intellettuale, e questo si rispecchia nella fragranza, perché questo è un iris che non ha nulla di pudreo cosmetico, è un iris invece vegetale, terroso, malinconico e freddo, ed è il tipo di iris che io prediligo. Qui abbiamo un iris in tutta la sua bellezza, che richiama proprio la radice dell'iris, con anche proprio i sentori di carota. Per dire, è estremamente raffinato, elegante, per me il perfetto concetto di quiet luxury, straordinario. Cioè, sta entrando prepotentemente nella classifica dei miei iris preferiti. Unico neo, la durata, un po' scarsa, però basta abbondare di spruzzi, tanto questo, anche se ti fai la doccia, non è un profumo che invaderà mai lo spazio altrui. Lo senti tu, e quando lo senti, una goduria, meraviglioso, totalmente. Poi, altro profumo, questo su questi tre che mancano, vi ho fatto una testa così, quindi andiamo abbastanza spediti. Jardin des Mots, con la perla del brand giapponese Edith, bellissimo, brand che ho scoperto ad Aix-en-Provence. In particolar modo i profumi di Edith sono caratterizzati da una forte componente verde vegetale. In Jardin des Mots viene evocato un giardino metropolitano, un giardino segreto nella stazione di Shinjuku a Tokyo, e questo viene reso attraverso delle note fortemente verdi, in particolar modo la presenza forte del mughetto come fiore, ma anche questo galbano in apertura che gli dà un effetto verde tagliente, glaciale, e la bellissima toccata in apertura sta anche sugli agrumi. Agrumi e zenzero che danno questo effetto un po' dissonante, ma è una disarmonia che è fortemente armonica, e che fa parte proprio dell'effetto sorpresa del profumo, che è elegante, raffinato, sofisticato e unico nel suo genere. Fantastico. Poi, assolutamente, il grande protagonista di questa puntata è Meo Fushumi, perché voi sapete che è il mio naso preferito in assoluto, e qua viene evocato attraverso i due profumi più belli di quest'anno e i profumi più belli di Aix-en-Provence. Allora, il primo è In Extremis. In Extremis è un profumo, mamma mia, mi viene la sindrome di Stendhal ogni volta che lo sento. È un profumo del brand Astrofilen Stella, con cui appunto Meo Fushumi ha collaborato per questa fragranza che si ispira a Caravaggio, e l'effetto quadro di Caravaggio è reso magnificamente. Un profumo di chiaroscuri con un fondo estremamente oscuro, fumoso, incenso, quel tocco di oud, quell'effetto un po' stantio, da stanza chiusa, affumicata, su cui però arriva questo fascio di luce, questa luce di taglio forte, data anche da questa angelica, bellissima in apertura, molto elettrica, che a me piace tanto. E l'ultimo profumo, anche questo di Meo Fushumi, ma del suo marchio, Last Season. Last Season è anche questo un profumo da viaggio e da sindrome di Stendhal. È un profumo che si ispira alla Svezia, e io vi giuro, aiuto, che bello, che quando l'ho annusato mi ha trasportato lì. È un profumo che ruota attorno al muschio di quercia, ma si sente soprattutto questo effetto scuro, boschivo, estremamente denso e presente, in cui c'è anche questa aggiunta di nota salata, alga, marina. Voi sapete che non amo particolarmente il tocco marino nei profumi, ma qua è il valore aggiunto, perché questo effetto marino si miscela magnificamente in questo ensemble oscuro e boschivo, e ti dà l'effetto proprio: sono al centro di una taiga in Svezia, sento l'odore del mare, ma non vedo il mare perché ho gli alberi davanti. È magico, dovete per forza sentirlo, ed è splendido da indossare, splendido! E quindi niente, questi erano i 5 profumi preferiti di marzo, e in generale i miei preferiti di marzo in assoluto. Tante cose belle che mi hanno reso gioioso e mi hanno arricchito dal punto di vista di estetica e arte. Fatemi sapere anche voi se avete amato qualcuna delle cose che ho citato, se vi ha incuriosito qualche mio consiglio e cosa vi ha particolarmente reso allegrotti nel mese di marzo. Scatenatevi nei commenti. Detto ciò, io vi aspetto al prossimo video, vi mando un bacione e muah! Ciao ciao!